Nuovo buongiorno, San Marino si prepara a celebrare l'insediamento dei capitani reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni per il semestre 1 ottobre 2019, 1 aprile 2020. Entrambi salgono per la prima volta alla Suprema Magistratura e ringrazio ancora il professor Werther Casali di essere qui. Grazie a voi che mi invitate sempre. Intanto per noi a Palazzo Valloni, dove in questo momento dicevamo si trova la reggenza eletta nella sala della vestizione, e dove tra poco riceverà l'omaggio del Corpo Diplomatico e Consolare, al Palazzo Valloni c'è Gianmarco Morosini. Buongiorno Gianmarco. Sì, buongiorno Silvia, buongiorno professor Casali, buongiorno. E buon primo ottobre a tutti. Mi trovo qui nella Sala del Trono di Palazzo Valloni, un luogo simbolo dell'identità della storia sammarinese, sulle pareti i nomi di tutte le precedenti coppie reggenziali. Qui tutto è stato realizzato da sapienti artigiani sammarinesi e proprio qui oggi si aggiungerà un nuovo tassello di storia di questo paese. Tra poco le presentazioni del Corpo Diplomatico e Consolare accreditato, a cominciare dal decano Monsignor Paul Scherig. Complessivamente i diplomatici tra ambasciatori e consoli sono 65. Al termine delle presentazioni il discorso proprio del nunzio apostolico presso la Repubblica di San Marino, Monsignor Paul Scherig, e poi uno dei momenti più attesi di questa cerimonia del 1 ottobre, il discorso dei capitani reggenti eletti Luca Boschi e Mariella Mularoni. Massimo riservo ovviamente sui contenuti. Posso anticiparvi che la complessa procedura di vestizione è stata ormai completata, mentre Palazzo Valloni si va riempiendo. Per il momento è tutto, linea a te Silvia. Grazie Gianmarco. I capitani reggenti in carica, Nicola Selva e Michele Muratori, sono invece a Palazzo Pubblico, dove avverrà lo scambio dei collari, il momento clou di questa giornata con l'effettivo passaggio dei poteri. E da Palazzo Pubblico si collega con noi Luca Salvatori. Buongiorno Luca.
Buongiorno Silvia, dalla sala del Consiglio Grande Generale di Palazzo Pubblico, il cuore della democrazia della Repubblica, dove dopo l'orazione ufficiale da parte della Presidente dell'Unione Interparlamentare, Gabriela Cuevas Barrón, messicana, terrà l'orazione probabilmente comunque in inglese. Qui si concluderà la cerimonia per l'insediamento dei nuovi capitani reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni, secondo il protocollo attorno alle 12:30, l'orario previsto, ma in realtà ci sono quasi sempre delle variazioni in eccesso. A Palazzo Pubblico ci sarà anche un passaggio intermedio, infatti dopo la fase iniziale della cerimonia a Palazzo Valloni, i capitani reggenti eletti alla guida del corteo si recheranno qui a Palazzo Pubblico a rendere omaggio ai capitani reggenti ancora in carica nella saletta del Consiglio dei 12, capitani reggenti in carica Nicola Selva e Michele Muratori, e c'è anche per loro in realtà la cerimonia della vestizione che è in corso in questi minuti. Li abbiamo incontrati questa mattina attorno alle 9 all'arrivo qua a Palazzo Pubblico, li abbiamo trovati sorridenti, tranquilli, e dicevamo qua a Palazzo Pubblico ci sarà il primo incontro tra i capitani reggenti eletti e i capitani reggenti in carica, dopodiché tutti quanti in corteo si recheranno alla Basilica del Santo per assistere alla Santa Messa. Ma ora tutta l'attenzione è a Palazzo Valloni, in particolare per ascoltare anche il discorso, il primo discorso dei capitani reggenti. Eccellentissimi capitani reggenti, signora Mariella Mularoni e signor Luca Boschi, onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale, signor Segretario di Stato per gli Affari Esteri e signori Ministri di Governo, signore e signori ambasciatori e membri del Corpo Diplomatico e Consolare, signore e signori. In quanto decano del Corpo Diplomatico, ho l'onore di rivolgermi a voi tutti in questo momento così importante in cui le istituzioni della Generalissima Repubblica di San Marino confermano la loro fedeltà a una tradizione inveterata, pur nel rinnovo di carichi vitali per la vita repubblicana, come sono i capitani reggenti, ai quali, a nome di tutti i miei colleghi, formulo i voti più vivi per la loro elezione, auspicando un fruttuoso servizio per la pace e la prosperità del popolo sanmarinese. Il Monte Titano da sempre è stato centro di radiazione di vita democratica e partecipativa di cui i suoi abitanti hanno goduto anche quando nelle zone circostanti gli eventi storici erano determinati da modelli e ideologie diversi, penso ai nazionalismi, ai totalitarismi che imperversavano in Europa e che poi portarono alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Dopo svariati decenni di pace, immersa in un mondo globalizzato, questa Serenissima Repubblica è chiamata ad affrontare quelle sfide che la società odierna si trova a vivere. La globalizzazione, infatti, ci rende tutti interconnessi. Così, se da un lato si assiste al nascere e al consolidarsi di una società pluralista, fondata sul rispetto della diversità, dall'altro, in alcune parti del globo, la difesa della propria identità e dei propri interessi suscita nuovi nazionalismi e l'odio verso il diverso, innalzando autentiche barriere che impediscono il dialogo e la comunicazione tra i popoli e gli individui tra di loro. Lo storico gesto incompiuto da Sua Santità Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar al-Tayyip, la massima autorità sunnita al mondo, lo scorso 4 febbraio, con la firma del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, nel courtyard Sahan di Abu Dhabi, ci fa capire che non c'è alternativa. O costruiremo insieme l'avvenire
o non ci sarà futuro. Più che innalzare steccati e barriere che spingono all'odio, alle divisioni e allo scontro, siamo tutti chiamati, pur conservando la nostra propria identità, a cimentarci nel compito urgente di costruire ponti tra i popoli e le culture. La società civile, con le sue istituzioni e le religioni, sono chiamate ad aiutare la famiglia umana a maturare la capacità di riconciliazione, la visione di speranza e gli itinerari concreti di pace, come la tutela dei diritti umani, la lotta agli estremismi di qualsiasi genere e provenienza e la giusta perequazione della ricchezza. Infine, dal documento si evince l'invito a che il dialogo che da esso è enunciato divenga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazione e di formazione, al fine di contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il diritto degli oppressi e degli ultimi. A tale proposito mi la regolo che in questa Serenissima Repubblica sia stato istituito un corso di alta formazione in dialogo interreligioso e le relazioni internazionali, promosso dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli delle diocesi di San Marino Montefeltro e di Rimini. Auspico che questo Paese se ne possa avvalere per formare uomini e donne sensibili al dialogo sopracitato, affinché ovunque si trovi nel mondo a rappresentare San Marino in un ruolo istituzionale o nell'esercizio della loro professione, siano operatori di dialogo e di fraternità per costruire una società più ricca e pacifica. Infine, a nome del corpo diplomatico qui presente, vorrei formare i voti più vivi al caro popolo sanmarinese che l'8 dicembre prossimo sarà chiamato a rinnovare il Consiglio Grande e Generale. Auguro che da quel suffragio possa nascere un nuovo organo di governo in cui le forze politiche ivi operanti contribuiscano alla tutela del bene comune, difendendo specialmente i più deboli, i bisognosi. Auguro a tutti i sanmarinesi una felice festa. Molte grazie. Monsignor Cerig ha terminato l'allocuzione, adesso l'atteso discorso di ingresso dei capitani reggenti eletti Luca Boschi e Mariella Mularoni. La reggenza accoglie con sentimenti di alto onore e di vivo compiacimento il messaggio augurale appena pronunciato da Sua Eccellenza Monsignor Emil Paul Cerig, nunzio apostolico e decano del corpo diplomatico accreditato in Repubblica che, come di consueto, introduce autorevolmente l'odierna cerimonia di insediamento dei nuovi capitani reggenti. Siamo particolarmente grati all'alto plenipotenziario per le amabili espressioni riservateci e per l'accorato appello a vivere gli effetti della globalizzazione nella costante ricerca di percorsi di pace che sappiano adeguatamente valorizzare la pluralità civile, ideologica, spirituale e culturale propria delle moderne società. Grazie di cuore, Eccellenza, per il richiamo ai principi identitari della Repubblica e alla sua connotazione di centro di radiazione di vita democratica e partecipativa. Valori questi preservati e custoditi attraverso il costante richiamo agli strumenti del dialogo e del confronto, in luogo del ricorso ad ogni forma di violenza e di sopraffazione. A Monsignor Cerig e suo tramite, a tutti i rappresentanti diplomatici e consolari accreditati a San Marino, desideriamo confermare la vicinanza e l'attenzione costanti delle più alte istituzioni verso l'alto ruolo che ad essi pertiene. Condividiamo il percorso di crescente affermazione della diplomazia internazionale nei processi di cooperazione tra Stati e all'interno degli organismi multilaterali, consapevoli che non si possa più prescindere dal progressivo ampliamento delle relazioni internazionali e da una politica che miri a incrementarne lo sviluppo. A conferma della fervida attività esercitata dalla Repubblica presso gli organismi internazionali,
con sentimenti di alto onore e di viva cordialità accogliamo oggi in questa sala e diamo il benvenuto a Sua Eccellenza Gabriela Cuevas Barrón, Presidente dell'Unione Interparlamentare, nell'altro incarico attribuitole dalla Repubblica di oratore ufficiale dell'odierna cerimonia di insediamento. Gentile Presidente, la sua presenza a San Marino è un omaggio, tanto gradito quanto significativo, alle più alte istituzioni e particolarmente alle autorità parlamentari dell'antica Repubblica del Titano, il cui gruppo nazionale sammarinese presso l'Unione Interparlamentare dal 1989 offre un contributo convinto e appassionato ai lavori dell'antica organizzazione internazionale. Un'organizzazione che ha saputo proporre alla comunità di Stati una nuova architettura multilaterale che ha dato voce ai rappresentanti dei parlamenti nazionali, con l'obiettivo di perseguire sempre maggiori condizioni di pace e di sicurezza internazionale, rafforzando altresì le stesse istituzioni parlamentari. E la Repubblica di San Marino, partecipando convintamente e a pieno titolo al vantaggio storico di poter contribuire ai suoi lavori e ai suoi dibattiti grazie a un impianto istituzionale e alla rappresentazione unica del concetto di libertà repubblicana, che hanno saputo nei secoli rafforzare il suo modello democratico in Europa e in tutto il mondo. La missione e le sfide dell'Unione Interparlamentare passate e presenti hanno sempre accompagnato l'evoluzione delle società in rapporto al mantenimento di un ordine giuridico istituzionale che difendesse il rispetto dei diritti e la mediazione tra gli Stati. Ci preme richiamare anche in questa occasione l'attenzione e l'impegno più recenti dell'organizzazione indirizzati al tema delle false notizie, con particolare riferimento alla circolazione tramite i canali preferiti dalle giovani generazioni, i social media. Nell'assunto che soltanto attraverso la cooperazione tra gli Stati sia possibile contrastare efficacemente un fenomeno tanto subdolo quanto pervasivo, promuovendo spirito critico, accesso alle informazioni e attenta valutazione delle fonti. Temi questi sui quali la Repubblica è di recente scesa in campo per fare la sua parte, poiché nell'esercizio delle sue prerogative sovrane risiede anche la capacità di lanciare messaggi correlati allo stesso concetto di democrazia. E per contrastare il fenomeno delle cosiddette fake news, San Marino ritiene che non si possa prescindere da una responsabilizzazione diffusa che in concreto rende possibile il pluralismo dialettico, la sola ed unica strada da millenni che la democrazia conosce per verificare i fatti e affermarne la veridicità. Nel rapporto più strettamente bilaterale, San Marino da sempre è di ragione della stretta continuità che ha dato origine ad un rapporto esclusivo di amicizia e di collaborazione, attribuisce interesse e attenzione prioritari al rapporto con la vicina Repubblica Italiana, al cui alto rappresentante diplomatico, l'ambasciatore Guido Cerboni, desideriamo rivolgere un saluto deferente unito a sentimenti di stima e considerazioni profonde. L'Italia è da sempre un partner privilegiato della Repubblica e un interlocutore attento alle sue ragioni ed esigenze, uno Stato interamente confinante che ha sempre inteso coniugare i reciproci interessi di carattere politico-istituzionale, economico, sociale e culturale, assicurando e garantendo nei secoli il ben noto rapporto di amicizia e buon vicinato. Con questa consapevolezza, la reggenza auspica di poter pervenire nei tempi più brevi all'effettivo superamento delle criticità esistenti, particolarmente determinante in questa fase da normative che stanno minando interessi economici e sociali rilevanti e sostanziali. Siamo convinti che nel semestre che ci vede nell'altro incarico di supremi magistrati dello Stato possono pervenire i risultati auspicati, al pari degli attesi riscontri in ambito comunitario europeo, in seguito alla sensibile accelerazione impressa al negoziato in corso con le competenti istituzioni. Anche in tale ambito è doveroso richiamare il costante sostegno all'amica nazione italiana nel processo di maggiore integrazione intrapreso da San Marino, che oggi è in attesa di ridefinire le modalità operative e le migliori strategie di prosecuzione alla luce dei sensibili cambiamenti intervenuti in ambito comunitario europeo che con inevitabili ricadute anche a livello interno.
La Repubblica di San Marino crede convintamente nei principi del multilateralismo, coopera nel quadro di strutture e meccanismi internazionali, al cui vertice si collocano le Nazioni Unite ed è impegnata a sostenere con forte determinazione e senza deflettere i principi del dialogo, sempre e comunque. E il pieno rispetto dei diritti umani, soprattutto dinanzi alla minaccia di pace, minacce sempre più inquietanti, rappresentanti in larga misura dal radicalismo religioso, dal terrorismo, dal crimine organizzato transnazionale, dal traffico di esseri umani, dalle armi di distruzione di massa, dall'estremismo violento, dalla marginalizzazione e dall'esclusione. La reggenza si affaccia al nuovo semestre fortemente motivata e desiderosa di esercitare appieno il proprio alto mandato con assoluta responsabilità e imparzialità, in seno alle istituzioni e nel richiamo costante all'esclusivo benessere della sua popolazione. Dinanzi a una situazione politico-istituzionale segnata da una perdurante frizione al necessario cammino di riforme e dall'esigenza di tutelare ampiamente gli interessi primari dei nostri cittadini, saremo saldamente ancorati alle riforme e ai principi che sottendono al nostro mandato, nello scrupoloso esercizio del ruolo di supremi garanti dell'ordinamento costituzionale. Per tale ragione e quale segno concreto del più ampio coinvolgimento di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Grande Generale, lo stesso organismo legislativo ha condiviso la designazione di questa reggenza, espressione di maggioranza e minoranza, che nelle intenzioni, ma anche nella determinazione con la quale ci accingiamo al mandato, vuole far proprio l'esigenza di una più ampia rappresentatività e di responsabilità condivisa. Risulta peraltro evidente che il principio di collegialità cui sono secolarmente ancorati gli organismi costituzionali della Repubblica assume in questo caso un valore sostanziale che porta con sé garanzia di equilibrio, tutela per le forze politiche che in Consiglio Grande Generale rappresentano i cittadini sammarinesi e rinnovamento sul piano istituzionale. La prima parte del semestre, che da oggi prende avvio, sarà ampiamente caratterizzata da un contesto politico-istituzionale segnato dall'anticipata fine legislatura, che ha determinato lo scioglimento degli organismi istituzionali e ha annunciato prossime consultazioni elettorali da celebrarsi l'8 dicembre 2019. In tale fase di rinnovato e acceso confronto, da ascriversi anche alla più recente crisi di governo, porremo al centro del nostro mandato l'esigenza imperativa e indifferibile di mantenere alta l'onorabilità delle nostre istituzioni nell'esercizio democratico delle funzioni ad esse delegate. Pur nell'accoglimento di ogni forma di confronto dialettico e plurale, vigileremo affinché le ragioni della critica serena e costruttiva non degenerino mai in offese ed acrimonia alle nostre roccaforti istituzionali, appellandoci con fermezza e severità ai principi della correttezza e della legalità. È nostro vivo auspicio, oltre che segno concreto di maturità politica, che possa pervenirsi serenamente e senza contrapposizioni pregiudiziali ad un nuovo assetto istituzionale che sappia interpretare i cambiamenti richiesti, guidare i processi di mutamento e governarli, evitando che possano produrre ingiustizie e creare nuove marginalità. Per queste ragioni, vogliamo ricondurre l'azione politica nelle sedi istituzionali alla sua missione autentica, richiamandoci all'antica autorevolezza di ogni rappresentante democraticamente eletto dai cittadini, affinché il buonsenso, la saggezza e una politica realmente degna possano accompagnare sempre l'esercizio della cosa pubblica. Sono riflessioni mosse dalla necessità di una particolare dedizione verso i temi salienti posti all'attenzione delle più alte istituzioni e richiamate in questa sede perché abbiamo particolarmente a cuore il futuro dei nostri giovani, delle nostre famiglie, dei nostri lavoratori e della nostra antica e onorevole storia. Quella storia che ha costantemente messo in luce e che verosimilmente potrà continuare a farlo, la grande forza del nostro Paese, che risiede nella capacità, nei momenti di incertezza e di più forti preoccupazioni, di ritrovare al suo interno una grandissima coesione e uno spirito unitario di concertazione e di solidarietà. Il nostro monito accorato è indirizzato a tutti coloro che operano in nome e per conto dello Stato,
affinché in questa fase il senso di responsabilità guidi ogni azione, l'interesse pubblico prevalga sempre e comunque su quello privato e il bene della comunità sia al centro dell'agire in nome dell'etica, della legalità e del più alto senso dello Stato. In un approccio sistemico che tuteli, garantisca e difenda la sacrosanta separazione dei poteri dello Stato, richiamiamo con fermezza la necessità che il potere giudiziario prosegua in assoluta autonomia, indipendenza e serenità, nella sua alta azione di contrasto ad ogni forma di corruzione ed illegalità, assicurando speditezza e celerità nei relativi giudizi. La reggenza fa proprio il dovere morale, oltre che istituzionale, che le forze politiche e le classi dirigenti del Paese devono assumersi per non deludere le legittime aspettative dei cittadini e delle più giovani generazioni. Ci preme particolarmente rinsaldare un collante di fiducia proprio nei confronti dei nostri giovani, che rappresentano la nostra grande ricchezza, il nostro quid pluris della società, in grado di offrire energie vitali, talenti e visioni prospettiche. Ai nostri giovani desideriamo assicurare il nostro sostegno convinto e dedicare il nostro pensiero più forte e affettuoso. È preciso dovere della famiglia, e non in forma sussidiaria delle competenti istituzioni, accompagnare lo sviluppo, la formazione e l'educazione consapevole dei nostri giovani in questa stagione di accelerata crescita con tutte le implicazioni che questo fenomeno comporta. Per il loro esclusivo interesse occorre ripensare in termini maggiormente propositivi a un sistema scolastico e universitario che possa corrispondere alle esigenze di una generazione nuova. Un sistema che nel sapere, nella formazione, nella condivisione delle migliori pratiche educative si ponga quale modello di preparazione e di competenze flessibile e competitivo. Allo stesso tempo, non mancheremo di accordare la migliore attenzione alle politiche incentivanti la famiglia, nell'assunto che la stessa rappresenti una forza propulsiva della società anche nell'attuale dimensione globale, che ne ha sostanzialmente modificato il tradizionale assetto e la vocazione primaria, ingenerando senso di disorientamento e disgregazione. Accogliamo e condividiamo al riguardo le espressioni più volte richiamate da Papa Francesco che avvalorano le nostre profonde convinzioni. Nonostante le molte difficoltà che affliggono oggi le nostre famiglie, afferma il Pontefice, non dimentichiamoci per favore di questo. Le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Un'opportunità che dobbiamo curare, proteggere e accompagnare. Certamente non esiste famiglia perfetta, ma questo non impedisce che sia la risposta per il domani. Per questo abbiamo cura delle nostre famiglie, vere scuole del domani, veri spazi di libertà e veri centri di umanità. In questo spirito vogliamo abbracciare idealmente e ci adopereremo per onorare il nostro convinto proposito ogni istanza che provenga dalle fasce più deboli della nostra collettività, a partire da coloro che versano in condizioni di malattia, a chi vive in situazioni di precarietà economica e sociale, per non trascurare il mondo degli anziani e chi è oppresso dalla solitudine. A tutti costoro vanno assicurati e organizzati adeguati presidi sociali e recuperata quella rete di gratuita solidarietà che ha sempre caratterizzato la nostra stessa identità civile, culturale e umanitaria. Un retaggio, quest'ultimo, saldamente ancorato al primato dell'individuo, da sempre fulcro di ogni politica, di ogni convivenza civile, di ogni impresa umana e di ogni sistema organizzativo. La Repubblica di San Marino è altresì scesa in campo nel sostegno convinto ai temi della sostenibilità ambientale, condividendo e adoperandosi fattivamente al proprio interno e nelle sedi multilaterali per il pieno raggiungimento di una delle principali sfide dettate dall'Agenda 2030. Se vogliamo garantire un futuro al nostro pianeta, una qualità della vita accettabile per tutti i suoi cittadini, non possiamo non accogliere il grido d'allarme proveniente da giovani, scienziati, statisti e intere collettività seriamente preoccupati per standard ambientali non più compatibili con forme di sviluppo sostenibile. Nel salutare con entusiasmo le iniziative sammarinesi mirate a questo obiettivo, esprimiamo analoga soddisfazione nel constatare che nel corso del semestre
la quinta edizione della fermata iniziativa del Forum del Dialogo sia proprio dedicata all'ambiente e allo studio dei cambiamenti climatici, con il proposito di contribuire alla formulazione di best practices e suggerimenti mirati. La Reggenza riserva un'attenzione particolare e una personale disponibilità alla questione femminile, sostenendo e difendendo ogni istanza dedicata alla piena parità giuridica e all'affermazione di una cultura che ponga la donna al centro di politiche sociali, economiche e culturali, degne delle più avanzate democrazie. Siamo particolarmente grati anche al rinnovato slancio che in Repubblica si sta imprimendo nell'impegno attivo di tante donne, che in continuità con i traguardi di civiltà ed emancipazione del passato sono oggi nuovamente unite con rinnovata energia per proseguire nel cammino di riforme. Un cammino che possa assicurare progressivi avanzamenti nel conseguimento effettivo della parità di genere, dei principi di uguaglianza, di giustizia sociale e di pari opportunità, nell'assoluta convinzione che lo sviluppo di un paese, ed anche della nostra Repubblica, non possa dirsi completo senza la piena partecipazione delle donne. Nell'accingersi ad assumere la più alta carica dello Stato, la Reggenza sente forte l'onere e l'onore dell'alto mandato. Emozione e commozione, è nostro preciso intendimento richiamarci nuovamente ai valori insiti ed espressi di questa antica terra della libertà, alle sue gloriose gesta che ne hanno nei secoli preservato la libertà e la dignità, così come a quello spirito di concreta umanità e di fratellanza condivisa che continua a permeare il nostro popolo e a distinguerlo nel più ampio panorama internazionale. E questo patrimonio di valori oggi è la forza più grande di cui disponiamo per affrontare una stagione istituzionale impegnativa, densa di incognite, ma in grado di proporre adeguate strategie politiche, economiche e sociali per il futuro del nostro Paese. Una stagione che ci vedrà al fianco e al servizio del bene più prezioso, rappresentato dai nostri amati cittadini. Eccoli di nuovo, capitani reggenti eletti. Lo sguardo fiero di Luca Boschi. Mariella Mularoni sorridente. C'è stato a lungo negli anni addietro una polemica sui costumi dei reggenti, no? Che riproducono dei costumi cinquecenteschi. E quando c'erano le forti polemiche tra conservatori e progressisti, i progressisti hanno anche insomma attaccato. Ecco il segretario di Stato per gli affari interni Gorino, certo, Zanotti, insieme al segretario di Stato per le finanze Eva Guidi, a dare il benvenuto ai capitani reggenti eletti sull'ingresso di Palazzo Pubblico. Il corteo è giunto in Pieve, i capitani reggenti in carica e i capitani reggenti eletti stanno entrando nella Basilica del Santo, li hanno appena salutati il cappellano e i massari del Santo. Rivolgo il mio saluto cordiale a ciascuno di voi qui presenti, alle loro eccellenze i capitani reggenti che iniziano il loro mandato e a coloro che oggi lo concludono, alle altre autorità civili e militari, a Sua Eccellenza il Nunzio in Italia e San Marino e in lui a tutto il corpo diplomatico e a tutti voi presenti a questa celebrazione in cui viviamo un'occasione particolare. Invochiamo cioè la luce dello Spirito Santo, la benedizione e l'assistenza di Dio, l'intercessione del nostro patrono San Marino per coloro che guidano le sorti della nostra vita quotidiana e che hanno il compito di ricercare e perseguire il bene comune dei cittadini in modo che tutti e ciascuno possano ricevere nuova forza per portare avanti il desiderato progresso della nostra Repubblica.
La politica nel senso nobile del termine, diceva Papa Paolo VI, è la più alta forma di carità. Per questo abbiamo bisogno di luce e aiuto dall'alto. Poi raccogliamo qualche pensiero dalle letture, dalla parola di Dio, dal Vangelo che abbiamo ascoltato. Gesù decide di andare a Gerusalemme. Questa decisione segna il duro e lungo cammino di Gesù, dalla periferia verso la capitale. Questa camminata occupa più della terza parte di tutto il Vangelo di Luca, segno dell'importanza che ebbe nella vita di Gesù. Gesù, che si dirige coraggiosamente verso Gerusalemme, esprime la sua decisione totale di fare la volontà del Padre, morendo per amore sulla croce. Il verbo sarebbe stato tolto dal mondo, indica il compiersi del disegno di Dio. Gesù viene tolto dal mondo, dagli uomini, ed elevato fino al cielo da Dio. La stessa parola esprime le due facce di un'unica realtà, vista rispettivamente come azione dell'uomo e come azione di Dio. L'uomo compie il sommo male, togliendo di mezzo il Figlio di Dio, e Dio compie il sommo bene innalzandolo a sé nella gloria. Gesù è l'inviato del Padre che accoglie tutti e proprio per questo non viene accolto quasi da nessuno. Il peccato di tutti è il non accogliere la piccolezza di Dio in Gesù. È questa piccolezza la sua vera grandezza. Giacomo e Giovanni si sentono associati con Gesù, ma non capiscono che l'unico suo potere è l'impotenza di uno che si consegna per amore. Una vita in obbedienza, quella di Gesù. Non è lui a segnare il ritmo della sua vita, ma il Padre cui l'ha affidata totalmente. Dopo tante strade percorse, portando ovunque l'annuncio efficace della salvezza, Gesù avverte nel profondo che il tempo si sta compiendo, come in una clessidra in cui quasi tutta la sabbia è scesa. È tempo di prendere la strada del dono totale di sé, una strada in salita che culminerà nel ritorno al Padre. Quando il Padre innalza a sé, così faceva anticamente il Padre di fronte al neonato, con ciò stesso riconoscendolo come proprio figlio, dice il Signore: io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. L'innalzamento per Gesù è il viaggio verso Gerusalemme, culminante con la morte, la risurrezione, l'ascensione. Così il Padre solleva a sé il Figlio, una strada senza tergiversamenti. Gesù prende una direzione da cui non tornerà più indietro. Dopo aver sbalordito tutti per le cose che faceva, disorienterà tutti per la sua debolezza. Dopo aver amato con la sua potenza, amerà con la sua impotenza, quella della croce. Dopo aver dato dei gesti, darà se stesso. Dopo aver soccorso gli umiliati, si identificherà con l'ultimo di loro. Dopo aver guarito il dolore, lo porterà lui stesso. È come se tutto il male da cui ha sollevato l'uomo pesasse ora su di lui. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che porta su di sé il peccato del mondo, dirà il Battista nel Vangelo di San Giovanni. La scelta fatta nel deserto giunge ora alle sue estreme conseguenze. Richiede un supplemento di decisione, la chiamata raccolta di tutte le energie interiori. Irrigidì la sua faccia. Per compiere questa scelta Gesù indurisce il volto. In quell'irrigidì sta tutta la verità dell'amore di Gesù per il Padre e per noi. Davvero, egli ha posto mano all'aratro senza voltarsi indietro. Ci ha amato con la fatica, con l'angoscia, con le lacrime, col sudore della fronte. Anche per lui l'amore, come dono di sé, è stato conquista, croce. Egli è stato veramente tentato,
anche il suo cuore era portato all'abbondanza di pane, di successo, di prestigio. Nella fatica ha preso corpo il suo amore. In quella fatica sta la verità dell'incarnazione. Perché per noi uomini amare è fatica e solo qualche volta canto spontaneo. Ecco l'esempio del Signore Gesù anche per la nostra vita. Una vita spesa a servizio, per amore, perché assomigliamo a colui che per primo ci ha dato l'esempio. Vorrei concludere questi pensieri con una preghiera rispondendo all'invito dell'Apostolo San Paolo che dice: raccomando dunque prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che hanno potere, che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Padre Santo, Dio di infinita bontà, tu ci chiami a rinnovarci nel tuo spirito e manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella grazia del perdono. Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durezza dell'uomo in un mondo lacerato da lotte e discordie, lo rendi disponibile alla riconciliazione. Molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza, tu invece di abbandonarli hai stretto con loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. Ti preghiamo di agire con la forza dello Spirito nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano il dialogo, gli avversari si stringono la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingua le contese, l'amore vinca l'odio e la vendetta sia disarmata dal perdono, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e aprendoci all'azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo la vita nuova nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Così sia. Ecco la reggenza entrare a palazzo, tra poco l'orazione ufficiale di Gabriela Cuevas Barrón. Your Excellencies, Captains Regent, Eccellentissimi Capitani Reggenti, Eccellenze, illustri ospiti, Signore e Signori, è un grande piacere, nonché un onore, ritrovarmi qui con voi in questo palazzo così ricco di storia. I am so aware that ho capito che c'è qualcosa di veramente autentico e solido in questo paese. Le sue istituzioni democratiche, che risalgono a secoli, se non a millenni fa, ma che forniscono ancora oggi un modello per il resto del mondo. Ieri mi è stata conferita l'onorificenza dell'Ordine di Sant'Agata per il mio ruolo di Presidente dell'Unione Interparlamentare, l'Organizzazione Mondiale dei Parlamenti che promuove la democrazia in tutte le sue forme, a cominciare da quella rappresentativa. Nei consessi internazionali, quando si parla di democrazia, si dice spesso che non c'è un'unica misura adatta a tutti. Ogni paese può definire il proprio modello, purché persegua l'obiettivo finale della democrazia, ovvero il governo del popolo, dal popolo e per il popolo. Per l'organizzazione che presiedo, questo principio richiede innanzitutto l'esistenza di parlamenti forti, rappresentativi e inclusivi, che siano in grado di coinvolgere tutte le persone, senza discriminazioni, donne e uomini, ricchi e poveri, minoranze e gruppi vulnerabili, e che sovrintendano con efficacia il lavoro dei loro governi. Quello che era iniziato come un piccolo gruppo di parlamentari provenienti da 9 paesi nel 1889 dedicati alla promozione della pace e del dialogo è diventata oggi l'odierna UIP, l'Organizzazione Mondiale dei Parlamenti Nazionali, che conta 179 membri. A prescindere dalla sua dimensione territoriale, la voce di ogni membro ha lo stesso peso e rappresenta il proprio popolo. Nel corso dei 130 anni di storia della UIP
Abbiamo constatato quanto l'impatto di un Parlamento forte possa essere incisivo sul miglioramento della vita delle persone e sul rafforzamento delle istituzioni democratiche. Democrazia significa molto di più di elezioni libere ed eque. È un sistema di governo fondato sullo Stato di diritto, sulle libertà fondamentali come la libertà di parole e di riunione e sul diritto delle opposizioni di far sentire la propria voce. Al di fuori del contesto istituzionale, la democrazia richiede una cultura del dialogo e della tolleranza, dell'inclusione e della dignità umana. Quando le pratiche democratiche sono radicate nelle istituzioni di governo e nella società in generale, le persone hanno maggiori possibilità di vivere in pace e sono più incline a risolvere le loro divergenze attraverso i processi politici piuttosto che con lo scontro violento. E queste sono caratteristiche ben presenti qui a San Marino. Per quanto questo paese possa essere piccolo, il suo modello di democrazia si rivela comunque grande e funge da fonte di ispirazione per il resto del mondo. Nel corso dei secoli, la Repubblica di San Marino è stata un laboratorio di innovazione democratica che ha servito bene il proprio popolo, senza conflitti interni e con un forte senso di unità di intenti. Con due capi di Stato provenienti da partiti diversi che si alternano ogni sei mesi, San Marino ha inserito il bipartitismo nel suo sistema di governo. E se guardiamo alla politica di divisione che si manifesta sempre più frequentemente nel mondo di oggi, questa è una grande virtù. Sono molto colpita dalle caratteristiche del vostro Parlamento, il Consiglio Grande e Generale, che ha aderito alla UIP 30 anni fa, nel 1989. Con 60 consiglieri per una popolazione di 33.000 abitanti, il rapporto di rappresentanza del Consiglio e di un consigliere per soli 550 abitanti. Questo rapporto sarebbe impossibile da replicare nei paesi più grandi ed evidenzia chiaramente l'importanza che le democrazie forti attribuiscono a uno stretto rapporto tra i cittadini e i loro rappresentanti eletti. Quando le persone e i loro rappresentanti sono uniti da relazioni strette che si fondano su un reciproco impegno, le decisioni vengono immediatamente riconosciute come legittime e nel migliore interesse di molti. Al contrario, quando i rappresentanti del popolo sono lasciati a se stessi con poche responsabilità dirette verso gli elettori, la politica diventa un gioco d'élite al servizio degli interessi di pochi. Un'altra caratteristica del Parlamento samarinese che mi ha colpito fortemente consiste nel fatto che il 53% dei seggi è occupato da giovani, secondo la definizione dell'UIP di età inferiore ai 45 anni. In quanto giovane parlamentare, sono fortemente convinta che la presenza dei giovani nei parlamenti è fondamentale per orientare il proprio operato al futuro, aprendosi a nuove idee e a nuovi modi di agire. Sono anche molto lieta di constatare che il 25% dei seggi del Consiglio è occupato da donne e addirittura il 36% dei candidati alle ultime elezioni era di sesso femminile. Queste cifre non sono straordinarie, ma puntano nella giusta direzione. Non posso che incoraggiarvi a proseguire verso la parità di genere nel mondo della politica. Se infatti gran parte del lavoro di genere svolto dall'UIP si orienta al sostegno delle donne in politica, lavoriamo anche con i parlamenti nazionali per eliminare le leggi discriminatorie che impediscono una vera partecipazione delle donne in tutti gli ambiti della vita e che creano le condizioni perché la violenza sessuale e altre forme di abuso sulle donne siano un triste fatto della vita quotidiana di molti paesi. La mutilazione genitale femminile, una delle peggiori forme di violenza contro le donne, è stata per anni oggetto di discussione e fonte di preoccupazione per noi. Ed è proprio questo che avevo in mente ieri alla cerimonia per la mia onorificenza, quando ho ricordato la storia di Sant'Agata e l'abuso fisico che ha subito. Ultimamente stiamo concentrando maggiormente le nostre risorse su un altro fenomeno che è sfuggito all'attenzione dell'opinione pubblica per troppo tempo, ovvero la violenza contro le donne in politica. Come i nostri studi dimostrano, l'82% delle donne in politica ha subito violenza psicologica nel corso della loro carriera. Tra queste, circa il 44% ha ricevuto minacce di morte, stupro, percosse o rapimenti durante il mandato parlamentare e anche minacce di veder rapiti o uccisi i propri figli.
or kill their children. Gender equality, la parità di genere e l'emancipazione delle donne fanno parte di un ampio programma di lavoro dell'UIP, incentrato sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Se infatti la nostra attività principale è la costruzione della democrazia, siamo comunque consapevoli che non possa esistere democrazia senza sviluppo. Molto del lavoro che stiamo portando avanti in questo periodo è aiutare i parlamenti a istituzionalizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile in maniera trasversale. Inoltre manteniamo alta l'attenzione sulla salute e sul cambiamento climatico, due questioni esistenziali su cui è necessario agire subito. Un'altra cosa ci distingue questo grande paese, la reputazione ed è la reputazione di cui gode nell'ambito delle relazioni internazionali. Al pari degli altri 192 Stati membri delle Nazioni Unite, San Marino può esprimere un voto nell'Assemblea Generale e contribuire in questo modo a plasmare il confronto globale su tante questioni importanti. La voce di San Marino sulla scena internazionale è orgogliosamente indipendente. L'attività che il vostro paese svolge presso l'ONU è in linea con la posizione dell'UIP, secondo cui globalizzazione e multilateralismo possono coesistere con la sovranità nazionale e il perseguimento dell'interesse nazionale correttamente inteso. Spetta a ciascuna nazione definire democraticamente la propria visione del futuro, ma è compito di tutte le nazioni lavorare insieme per affrontare questioni globali che nessun paese può superare da solo. Il multilateralismo è l'unico modo per affrontare la crisi climatica, gestire le migrazioni di massa, realizzare il disarmo nucleare e riportare il commercio e la finanza internazionale su solide basi. Nessun paese può farcela da solo. Ho apprezzato particolarmente le scelte fatte da San Marino di co-sponsorizzare molte risoluzioni dell'Assemblea Generale sull'interazione tra le Nazioni Unite, i parlamenti nazionali e l'UIP, tra cui la più recente nel maggio 2018. Questo dimostra inequivocabilmente il vostro impegno nei confronti dei valori della UIP ed è un importante riconoscimento da parte vostra del ruolo chiave che i parlamenti e la UIP devono svolgere nel portare la voce dei cittadini nei processi internazionali. Visto che l'Assemblea Generale si sta preparando per l'ennesima risoluzione sulle relazioni con i parlamenti nella primavera del 2020, spero di poter contare sul vostro sostegno anche in quell'occasione. Grazie ancora per questo onore o per la vostra attenzione. Viva San Marino! Ad laudem et reverentiam Dei optimi maximi, ad riverenza di Dio ottimo massimo, della Beatissima Maria semprevergine, del Beato Marino patrono e difensore del comune e del popolo di detta terra e della sua curia, distretto e contado, voi, signori capitani, testé chiamati ed eletti al reggimento della Repubblica per i sei mesi futuri, a cominciare la Dei grazia da oggi e da continuare e finire felicemente. Sui santi Vangeli di Dio tenendo le mani giurerete che sempre curerete di conservare la Repubblica e suo imperio, libertà, dignità, privilegi, esenzioni e qualunque altro diritto, e a questo gli occhi, l'animo, i pensieri e le cure vostre rivolgerete, e a che a null'altro che la vostra mente mirerete se non al pubblico bene. Alla pace e alla concordia dei cittadini, di cui nulla vi ha di più salutare in una libera città, con tutte le vostre forze attenderete. Sarete vigilantissimi giorno e notte della custodia della detta terra e gli statuti, le riformazioni, i decreti dell'anzidetta terra tanto fatti quanto da farsi, e in difetto di essi le lodevoli consuetudini del popolo curerete di osservare e di far osservare. Sarete favorevoli e benigni difensori delle vedove, degli orfani, dei pupilli e delle miserevoli persone, e così delle chiese, degli ospedali e degli altri venerabili luoghi e dei beni e dei diritti dei medesimi.
e continuamente nei debiti tempi e nell'ora solita durante il vostro ufficio al solito banco siederete a render ragione con equa bilancia a ciascuno e finalmente tutto quello sempre farete che giudicherete possa tornare utile al bene della Repubblica e dei suoi cittadini. Dopo il giuramento, i capitani reggenti eletti si avvicineranno ai capitani reggenti in carica per la trasmissione del collare. Eccoli, li vediamo scendere dal tronetto. L'ultimo maggio vediamo con l'inchino. Ed ecco lo scambio del collare di San Marino, momento culminante della cerimonia. Subito seguito dalle note dell'inno nazionale. Repubblica saluta così i nuovi capitani reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni. L'applauso accompagna la conclusione della cerimonia di investitura. Ed ora i capitani reggenti uscenti Nicola Selva e Michele Muratori rendono a loro volta omaggio ai nuovi capi di Stato. Quindi si congedano, lasciano la sala del Consiglio e tornano ad essere da questo momento comuni cittadini. Anche i capitani reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni lasciano ora la sala del Consiglio insieme agli ospiti, ai membri del Congresso di Stato. Ed
anche la nostra diretta termina qui, ma prima i doverosi ringraziamenti ai colleghi della San Marino RTV per il lavoro svolto, tutti i tecnici, gli operatori di ripresa, il regista Luca Binelli, il direttore della produzione Danilo Berardi, i colleghi giornalisti Gianmarco Morosini e Luca Salvatori, fondamentali naturalmente il professor Werther Casali, preziosissimo, grazie Werther. Grazie, grazie a te. Infine grazie a tutti voi per averci seguito. Buon primo ottobre.